Buongiorno e bentrovati a questo nuovo filmato. Ricostruiamo il modello solido le cui proiezioni ortogonali due viste sono riportate in figura. L'approccio è sempre lo stesso, per cui prima prepariamo l'ambiente creando un nuovo file di parte. File nuovo. E guardando l'oggetto, la scala è 1 a 1. E questi sono ovviamente millimetri, unità di misura il foglio A4, vi ricordo che il foglio A4, quindi prenderemo un modello in millimetri di parte. Poi ci apriamo anche un file nuovo di disegno. Questa volta, se torniamo indietro, se ricordate indietro, era il metodo, facciamo una cosa, chiudiamo un attimo. Metodo europeo, millimetri, quindi file nuovo, europeo, ISO millimetri EU, eccolo qua. Bene, i tre file ce li abbiamo, adesso facciamo un po' di sistemazione video, affianca verticalmente e poi spostiamo questo disegno 1, che è la proiezione che andremo a costruire, a metà con la proiezione da cui invece ricaviamo i dati. Adesso possiamo cominciare ad analizzare l'oggetto che chiaramente costruiremo nel file parte 1 che vedete qui a destra. Allora, è pieno zeppo di linee tratteggiate, per cui capire tutte queste linee a che cosa si riferiscono guardando l'una e l'altra vista, qui non ci sono linee tratteggiate, ma qui ce ne sono tante. Così io di primo acchito, senza saperne leggere né scrivere, è evidentemente un pezzo molto frastagliato, non ha superfici oblique, non ha superfici circolari, se si escludono questi due cilindri cavi che sono questi rappresentati in questa vista su cui ho il mouse adesso. Sono rappresentati da questi due, tra l'altro manca una linea d'asse, da queste due linee tratteggiate. Direi di partire. Qui c'è un bel profilo. Dal costruire questo profilo, estruderlo e poi andare a ragionare guardando le proiezioni che si sono create su come si trovano, come si combinano le linee tra questa vista e questa vista. Possiamo assumere questa come vista principale, questa quindi risulta la vista da destra, o assumere questa come vista principale e questa come vista da sinistra. Il metodo è europeo. Allora, abbiamo detto che facciamo questo profilo e lo facciamo. Allora, supponiamo che questa sia la vista principale, quindi questa la facciamo sul piano YZ. Allora, origine YZ, schizzo, mettiamoci in questa posizione e tracciamo questo profilo. Allora, cerco di stare a lasciarmi a sinistra la linea l'asse Y. Ok, quindi sta tutto a destra. Ok, scalino, secondo scalino e ok, adesso lo chiudiamo. E poi cominciamo a mettere questo vincolo, per esempio potremmo metterlo di verticale, questo, e poi mettere tutti gli angoli retti, quindi questo con questo è retto, questo qui. Questo, ancora ce ne sono rimasti due, questo, uno e questo lo facciamo retto con questo. Ok, più o meno simile come forma al nostro profilo. Adesso mettiamo le quote, 40, ok, quota, urco. Ci sarà un bel rescaling, eccolo qui, e quindi è andato fuori posto.
Metto qualche altra quota prima di spostarlo. 5, 5, 10, quindi questa è 20. 20. Questa è 25. Questo è 5. Questo anche lui 5. 5 quote ancora necessarie. 5, 5, 10, mancano queste lunghezze, quindi questa è 10. Due quote saranno sicuramente la posizione dello schizzo, quindi siamo a 4, ancora due dimensioni, anche questa è 10. E da ultimo questa qui deve essere 15, o 15 questa o 5 questa, facciamo 5 questa. 5 questa, due quote necessarie, adesso è un problema di posizionamento. Io lo posizionerei con l'origine nell'origine, quindi senza spostarlo perché tanto è punto su punto, origine nel punto centrale. Concludo il schizzo, chiaramente se riapro lo schizzo era completamente vincolato, modifica completamente vincolato. Concludo il schizzo, estrudiamolo per 10 più 15 più 15 più 10 più 10, allora 20 più 30, 50 per 60. Lo estrudiamo in 60 e lo estrudiamo tutti nella stessa direzione, estrusione. Eccolo qua, andiamo a recuperare la finestra, 60 e diamo l'ok. Bene, ora possiamo fare la messa in tavola. Prima però lo devo salvare, file, salva con nome e lo salviamo come part 1, filmato. E prima di PT ci aggiungiamo filmato. Quindi qui andremo a proiettare part 1 2020, quel che l'è, 0120 filmato, base. Allora, atteniamoci alle stesse cose, le stesse viste che ci sono sopra, quindi questa c'è e poi facciamo questa, la scala è 1 a 1, la lasciamo così e poi facciamo questa e diamo l'ok. Allora, questa figura, questa vista è uguale, non ha uno straccio di linea nascosta, vuol dire che ancora ci sono da fare un po' di cose. Allora, guardiamo questa, cominciamo a guardare questa parte qui che ha che ha i fori. Questa deve essere una superficie su cui stanno questi fori, però qui non c'è. O meglio, qui parte è visibile e parte è non visibile. Allora vuol dire che questo dentino qui 5x10x5 è un dentino che è presente solo qui, dopodiché si spiana la superficie. E si spiana a che livello? Vabbè, dove ho il mouse si spiana a questo livello qui. Ok? E quindi qui. Quindi vuol dire che c'è questa forma, su questa superficie qui c'è questa forma. Allora, io però comincerei a fare questo dentino qui, 10x5, che è poi questo dente qui, e poi anche quest'altro dente da 10, anche lui da 5, che però sta sotto, e si trovano su questa parte qui. Allora, bisogna tagliare, per averli, bisogna tagliare questa superficie, tagliarla di questa quantità qui. Questa quantità qui, e ricordandoci che qui dove c'ho il mouse siamo a questo livello. Allora, vediamo se riesco magari facendolo a farlo capire meglio. Vado a fare torno qui e vado a fare uno schizzo su questa superficie. Uno schizzo su questa superficie. Allora, non l'ho però ancora fatto, quindi crea schizzo, perfetto. Poi vado a tagliare sul piano dello schizzo in maniera da avere
la superficie in primo piano e vado a crearmi questo primo rettangolo. Allora, ok, questo rettangolo sta a 10. Da questo spigolo qui mi conviene, allora fermi un attimo, mi fermo perché questo è tutta una superficie tagliata. Forse mi conviene proiettare la geometria, vedere se ci riesco. Allora, tornare indietro, togliere il taglio e proiettare la geometria, che è questo spigolo, e dovrei aver proiettato anche questo e questo. Poi ritaglio la grafica, vediamo se riesco ad allineare, quindi questo si allinea qui, perfetto. Ho fatto questo lavoro per evitare di proiettare gli spigoli di taglio, tutto lì, che qui avrebbe proiettato spigoli di taglio. Sono tornato alla figura intera per proiettare gli spigoli effettivi, non quelli di taglio. Questo è il giochino che ho fatto. Poi qui mettiamo questa quota 10. Ok, allora, questo è lungo 20. Tre quote necessarie, secondo me ci mancano. Questo perpendicolare, due quote, questo, e credo anche che manchi questo perpendicolare. No, questo è già presente. Ricorriamo alla visualizzazione. Perfetto, sì, è giusto, mi sono scordato la larghezza. La larghezza che è 10. Quindi andiamo a quotare questa larghezza e scriviamo che è 10. Allora, questo mi permetterà di fare sulla figura completa una estrusione a tagliare che genererà questi due profili. Adesso li genera uno solo in realtà, perché no, no, li genera tutti e due, perfetto. Quindi ho fatto questo rettangolo e ora vado a estrudere, lo schizzo è chiuso, torniamo di qua, vado ad estrudere questo rettangolo a tagliare in quest'altra direzione. Perché altezza? Vabbè, posso fare 10, perché sono su questa superficie, 5 più 5, 10, ma posso anche passarmene, scrivere 15, che non succede niente. Ok? Allora andiamo ad aggiornare la nostra figura e vedete che una prima parte l'abbiamo sistemata. Di qua c'è, oltre che essere nata questa linea tratteggiata sulla vista che sta a sinistra, di qua è nato questo primo, questi due dentelli. Ok, andiamo avanti. Allora, anche qui ci sono tre dentelli anche qui, che sono questo, questo e questo, e qui evidentemente all'interno su questa superficie c'è uno scasso. Allora, questa superficie, questa su cui ho il mouse, è quasi completa. Qui ce l'abbiamo, qui c'è, ma mancano i tre dentelli, ci sono queste linee, manca questo scasso. E anche qui manca qualcosa, quindi vuol dire che qui anche qui ci sarà uno scasso. Allora, cominciamo a costruiamoci questi due scassi, questo e questo. Stanno sulla stessa, sì, stanno sullo stesso piano, che è ancora questo. E allora vado a fare di nuovo uno schizzo, avvia schizzo su questa superficie qui, torno a fare il taglio della grafica. Prima di fare il taglio della grafica faccio la proiezione degli spigoli che mi serviranno, proietta geometria, mi servirà questo spigolo, probabilmente mi serve questo spigolo, mi serve questo spigolo e questo spigolo, credo di averceli messi tutti, taglio della grafica e facciamo questo scasso qui e facciamo
no, qui non mi serve scasso, perché sì, mi serve lo scasso anche qui, e questo scasso qui. Aspettate un attimo, lo controlliamo. Sì, devo scassare anche lì. Allora, F7, taglio grafico, 15 a distanza 10. Cominciamo a mettere le quote. Quota. Questo, da questo, ed è 10. Poi allineiamo questo con questo, è lungo 15, questo perpendicolare, ed è profondo 10. Nove quote necessarie, 8 riguardano queste, qui ce n'è ancora una da mettere, mettiamo un vincolo di perpendicolarità. Qui manca, non manca una quota, ma manca un vincolo. E questo, 8 quote, è a posto. Ora manca da fare questo secondo rettangolino. Allineiamo. È largo 10 e lo quotiamo subito ed è distante 10. Le mettiamo tutte e due le quote. 10, distante 10, andiamo avanti, 3 quote necessarie, allora qui manca un vincolo di perpendicolarità, questo tra la curva e la curva, anche qui manca un vincolo di perpendicolarità. E poi manca la profondità, profondità che è 5, perché è questa parte qui che dobbiamo andare a togliere, questo pezzettino qui, che è 5, quota 5. Boh, completamente vincolati, tiriamo via e quindi adesso andremo a togliere e a togliere creando. Questo lo togliamo. Lo togliamo da tutto peraltro. Quindi adesso noi questa va fatta una doppia estrusione verso avanti e verso dietro. E sarà poi questa linea tratteggiata qui, quella che va verso il basso, ok, verso dietro. Questo invece lo dobbiamo togliere solo a partire dalla superficie, da questo piano. Allora, estrusione, quindi devo fare due estrusioni usando lo stesso schizzo perché non hanno gli stessi parametri. Concludi schizzo, estrudi. Allora, cominciamo a estrudere questo, che estrudiamo a tagliare sia in quella direzione sia in quest'altra direzione. Io qui, piuttosto che prendere le dimensioni, faccio una roba del genere. Lo fate in due direzioni uguali, tanto è a tagliare simmetrico. Potevo anche usare questo, l'asimmetrico, e allora a questo punto, qui se è esagerato, avrei potuto farlo. Comunque lo faccio sempre a occhio perché è inutile andare a mettere delle dimensioni. Comunque qui doveva essere più o meno 20, credo. 25 meno 10, qui è 15. Millimetri, ovviamente. E di qua invece è la profondità che è 10. Queste sono le due dimensioni corrette. Comunque se ne poteva tranquillamente fare a meno di fare questo, di metterci questi due numeri qui, perché tanto qui il materiale viene tolto. E diamo l'ok. E abbiamo una prima lavorazione fatta con quello schizzo qui. Adesso questo schizzo mi serve ancora, quindi io lo condivido in maniera da avercelo non solo all'interno della lavorazione 3, ma anche disponibile sul browser della nostra parte. Vado qui e comunque voglio vedere l'effetto e vedete che è nata un'altra linea tratteggiata, questa qui, che è questa, e c'è anche questo scasso qui. Adesso c'è da fare questo scassettino davanti, questo scassettino qui, con questo rettangolino.
Allora torniamo di qua, estrusione, prendiamo questo. Questo come va estruso? Vabbè, a partire dal piano, quindi monodirezione, però quell'altra, a partire dal piano fino a questa superficie, è 15 mm, anche qui passarmene, chiaramente a tagliare, passarmene non succede niente, quindi però se vogliamo fare le cose precise, questo è 15 e diamo l'ok. Allora, questo schizzo rimane visibile perché è stato condiviso ed è visibile adesso, mentre all'interno, quando faccio le estrusioni, gli schizzi interni vengono nascosti, questo, gli schizzi interni vengono nascosti, questo è visibile qui e quindi si porta appresso le sue proprietà. Se non lo voglio più vedere, faccio così, vado di qua, aggiorno per scoprire che cosa. Che in sostanza siamo a buon punto perché questa superficie qui, questa centrale, è fatta. Questi 1, 2, 3, 4 sono tutti fatti. Mancano solo da fare che cosa? Mancano solo da fare i due cilindri cavi. A proposito dei due cilindri cavi, c'è da dire una cosa, che qui c'è una superficie. Qui la superficie non c'è perché il cilindro starebbe un pezzo sulla superficie. Quindi questo significa che cosa? Significa che qui va spianata questa superficie qui, questa portata a questo livello, e poi si fanno le due superfici cave. Qui sulla vista che sta a sinistra, linee nascoste non vengono toccate da questa operazione, però vedrete che in questo momento vedete che qui manca una linea nascosta, ecco questa linea qui manca e quindi questo è l'effetto di quella spianatura che devo fare. Allora, avvia schizzo su questa superficie, proietta la geometria tutta, prendi tutta la geometria e trasformala da linee ausiliarie di costruzione a linee effettive. Concludi schizzo, estrudi questa superficie a tagliare di 5 in quella direzione lì. Dai l'ok ed è fatto. Torniamo qui e vedete che nasce quella linea che dicevo nascosta, che è questa. E adesso questa linea c'è, questa linea c'è, questa linea c'è, questa linea c'è, mancano solo queste due, sulle quali tra l'altro dovrebbe esserci una linea d'asse. Vabbè, non c'è nel disegno fornito, lo metteremo nel nostro disegno. Andiamo a fare un ulteriore schizzo, ultimo schizzo, avvia schizzo su questa superficie, cerchio. Cerchio, questi cerchi sono da 10, quota, questo io appena posso evito misure e metto vincoli, questo è da 10, cioè è uguale a questo, e magari se lo piglio, perfetto, poi le allineo fra di loro, orizzontale, questo. E allineata a questo, li quoto, potrei allinearli col punto medio, faccio questa quadratura che è la stessa identica cosa, poi 10, 20 lungo l'asse X, 10, centro, centro, 20. Completamente vincolato, concludi schizzo, estrudi queste due superfici a tagliare tutto, tutte le facce. Diamo l'ok perché vanno fino in fondo. Diamo l'ok, andiamo sulle nostre proiezioni, i cerchi ci sono e qui le ultime due linee nascoste sono presenti e diciamo, adesso lo rimpicciolisco, che è esattamente lo stesso oggetto, quindi abbiamo ricavato la stessa proiezione e quindi questo oggetto è corretto. Per un'ulteriore verifica mettiamo le quote
sulla nostra proiezione. Allora, annotazione, prima mettiamo gli assi, sempre mi raccomando, così si evitano anche di scordarseli, si evita di scordarseli, questo e questo. Poi altri assi sono questi due. Ora che gli assi ci sono tutti, possiamo incominciare a quotare la vista che sta a sinistra, che ripeto, quando ci sono due viste, questa può essere la principale, metodo europeo, questa è la principale, e allora questa è la vista da sinistra, questa è la principale, e allora questa è la vista da destra. Non cambia niente, è esattamente la stessa cosa, solo scegliere una strada e andare avanti, ma poi non serve nemmeno scegliere una strada, basta tenere presente questa doppia possibilità. Allora, quota 5 5 10. Allora, qui dobbiamo fare dei linea, cost to cost 5 già che ci siamo, gestione editor stili. Zeri finali, salva e chiudi. Annotazione, quota 5 10 40 25 5 15 10 e fin qui vedete che sono tutte le stesse le quote, quindi diciamo che il nostro lavoro è un buon lavoro. 10, qui le ho messe tutte, andiamo di qua, sulla vista, sulla seconda vista, adesso la chiamo così, allora posizione dei fori, 10, 20, 20 testo, 2 per diametro 10, 2 spazio per spazio diametro 10, poi mettiamo le quote qua sotto che sono 10, 20, 20. Posso mettere anche questa quota qui. Che di là non c'è, ma che comunque è questa, è 5, cioè non c'è sul disegno, ma c'è sul file fornito sulla questa vista, sulla vista che sta a sinistra. E mettiamo le varie quote di longitudinali, quindi 10, 15, 10, 15, 10 e 10. Diciamo che le quote messe sono le stesse, i valori ottenuti sono gli stessi, vuol dire che questo oggetto è esattamente l'oggetto assegnato in proiezioni ortogonali. Anche questo esercizio è terminato. Anche qui spero abbiate imparato a ragionare soprattutto e a usare questo sistema, quindi modellare contemporaneamente, mettere in tavola il dato, le stesse viste del dato assegnato, in maniera da aiutarsi man mano, confrontando la proiezione del modello che state costruendo con la proiezione che dovete ottenere. Iscrivetevi al canale. Mettete un like se vi è piaciuto o flippato e pubblicizzate il canale. Questo sicuramente mi stimola a aumentare la frequenza
dei filmati che via via realizzo e carico. Ci vediamo, buon lavoro, ci vediamo al prossimo filmato.